Madonna! Le donne. E poi? Io ho detto le donne. E mo? State scherzando? Non lo dite più una parola del genere, sapete? Voglio mai cucire. Io ho detto le gomme. Ma che amore! Tu fanno gomme, più sicuri si va, tu fanno è grande, esperienza ti dà, segui la via. Tufano Gomme, la scelta della sicurezza. Circonvallazione esterna, Arzano, Napoli. Ritroviamo con immenso piacere, ripartiamo con una serie di interviste su Napoli Magazine dopo un anno Champions fantastico, il Napoli che ci ha trascinato, non potevo non ripartire da un caro amico che ritrovo con affetto e vado a salutare in questa nuova location delle interviste, però ritrovare la voce di Gianni Di Marzi è per me sempre un grande onore. Ciao Gianni, buon pomeriggio. Ciao, grazie Antonio, grazie per i complimenti. La prima scena sicuramente è a mio carico per tutte le belle cose che hai detto. Ma che, lo sai che è sempre una gioia sentirti, e se ne accorgono anche i telespettatori, i radioascoltatori e chi ci segue online su napolimagazine.com. Gianni, grazie, però grazie. Detto questo, dobbiamo parlare del Napoli, perché ci sono tanti argomenti caldi che destano grande attenzione. Innanzitutto riparte il campionato, Palermo-Napoli è la prima. Poi però dobbiamo fare anche un passaggio su quella Supercoppa italiana che grida sinceramente un po' di vendetta, no, per le decisioni che ci sono state. Certo. E poi ti lascio briglie sciolte anche per parlare di questa nuova formazione del Napoli, il primo anno del dopo Lavezzi, senza il Po, cioè in attacco con Pandev e Cavani. Certo, vedi di andare con ordine, quindi cominciamo, che sono molte domande giustamente. condensate poi. Abbiamo un anno da recuperare, Gianni, capito? Esatto. Ma io direi intanto è un peccato aver lasciato, diciamo, la Champions, perché il Napoli la meritava, quantomeno poter andare ai preliminari, questo sicuramente. Però d'altra parte il Napoli ha fatto una grandissima annata, a livello europeo si è consolidato proprio sul piano proprio della credibilità, e nello stesso tempo ha ottenuto un grosso risultato di Coppa Italia, cose che dico sinceramente, io capisco cosa vuol dire vincere la Coppa, perché io, certo, combinazione, guarda caso, l'ho perso proprio con il Napoli in campo neutro a Roma all'Olimpico, proprio contro l'Inter, per cui il piacere di averla vinta per me è stato dubbio. Allora ero allenatore, ma adesso, diciamo, faccio un po' il tifoso tra virgolette opinionista, ecco. E poi per quanto riguarda il resto, credo che successivamente sia avvenuta la campagna acquisti. Certo, tutti quanti noi ci aspettavamo obiettivamente un salto di qualità in più in determinati ruoli e in determinati reparti, certo, non fosse altro per consolidare quella che è stata una posizione a livello europeo e anche a livello italiano nei confronti anche degli altri club, che adesso sanno che il Napoli è una squadra di prima fascia. E questo non è avvenuto, anzi io direi è avvenuto al contrario, perché è partito Lavezzi, che a mio avviso, senza presunzione, è sempre stato un po' senza esagerare, un 40% delle potenzialità del Napoli, non fosse altro perché è un giocatore che ti portava sempre in superiorità numerica, attaccava molto la profondità a palla al piede, era un giocatore che riusciva a liberare il Cavani e l'Amzic in zona gol, perché saltava due o tre uomini, quindi loro ovviamente se ne avvantaggiavano, e tutto questo non è avvenuto. E io mi aspettavo onestamente un quantomeno un acquisto di grosso da un top player, che però poi diamo atto anche alla società, è venuto fuori con Pant. Rieccoci con Gianni Di Marzio, ristabilito il collegamento. Gianni, dicevi di Pandev, che comunque va a rinforzare l'attacco del Napoli, chiaro, però c'è Insigne, un giovane. Mazzarri, secondo te ci crede a questa possibilità, no, di lanciarlo? Sì, no, sicuramente quando parlavo di Pandev evidentemente è cascato in me subito il collegamento, perché stavo parlando fin troppo bene, perché dicevo che il giocatore si è fatto apprezzare dal pubblico napoletano quando ha sostituito nello scorso campionato, specialmente nel finale dello scorso campionato, lo stesso Lavezzi, quindi sono state apprezzate anche le doti umane, e allora Pandev è stato proprio il primo acquisto, sicuramente il migliore. E Insigne era un ragazzo che già ha fatto molto molto bene a Foggia e a Pescara, sempre con lo stesso allenatore Gozeman. Consideriamo però che il
napoletano, di cui ne dobbiamo essere veramente fieri, è un talento messo a disposizione di un certo modulo di gioco che Zeman ha sempre prediletto, vale a dire il 4-3-3. Sì. Quindi io spero che Mazzarri lo sappia utilizzare in una maniera migliore, perché questo 3-5-1-1 e questo 1-1 sarebbe, diciamo, il trequartista, il classico 10, tipo come può essere Pandev con la prima punta Cavani, che deve sfruttare gli spazi che gli lascia l'attaccante. E sicuramente Insigne negli ultimi due anni ha fatto molto la fascia sinistra, e da lì convergeva al centro con il piede destro, è stata un po' la sua specialità, diciamo, anche senza enfasi, la specialità è stata proprio quella di Del Piero, quello di calciare di destro un palo lungo, questi tiri sempre liftati a rientrare. Per cui io spero che sappia fare anche il ruolo che Mazzarri cercherà di trasformargli, perché certamente sarà una trasformazione tattica. Gianni, per quanto riguarda il resto, sì, mi aspettavo, devo dire, un po' più di qualità nella fase difensiva e anche a centrocampo, così non è avvenuto, perché per quello che mi riguarda Berami vale Zemaili, dietro Camberini vale anche meno forse di Cannavaro, è un giocatore che ha sempre giocato a 4, tranne qualche volta a 3 sulla sinistra, del centro-sinistra, e noi abbiamo già Britos. Però devo dire che tutto sommato le amichevoli, tranne poi la Supercoppa, hanno detto bene di questo gruppo. Certo che se si riuscisse a migliorare anche negli ultimi giorni di mercato, la squadra, per quello che mi riguarda... Io la ti volevo portare sulla Supercoppa, dobbiamo preoccuparci o sono cose che succedono? Anche se io, mentre dico questa frase, non è che ci credo tanto, Guarda, io farei un distinguo, per cui non vorrei che adesso qualcuno se la prendesse, perché come tu pensai, Antonio, noi ci conosciamo da tanti anni, certo. io sono sempre stato abbastanza, chiaro, voglio dire, pratico, non sono di quelli banali nel fare le dichiarazioni. Per me, io farei un distinguo netto, e Napoli, senza l'intervento dell'arbitro e dei suoi collaboratori, il Napoli avrebbe vinto sicuramente la Supercoppa, onestamente, qua è fuori discussione. L'ho pensato anche io. Ma senza discorsi, quelli sono stati determinanti. Poi io farei una valutazione, e quindi avremmo vinto certamente la Supercoppa, che non abbiamo vinto, però pertanto c'è rimasto l'amaro in bocca, non so, ma poi, come dice lo stesso allenatore, Cornuto e Mazziati inteso la squalifica sua, di Pandev, di Dossena, eccetera. Però io farei, come ti dicevo prima, il distinguo. Intanto non mi è piaciuto molto il fatto che il Napoli è una questione di classe e anche di rispetto verso il popolo che ci ospitava lì in Cina, che poi tra l'altro sul piano economico questi signori ci hanno pagato forse anche in anticipo e ci hanno dato dei soldi sia al Napoli che alla Juventus, per rispetto anche per il buon nome di Napoli che posto nel mondo, mi sarebbe piaciuto che la premiazione ci fossero presentati. E là Gianni, lo sai Mazzarri che cosa ci ha detto a Castelvolturno? Che è stata l'ho sentito la dichiarazione, però sai che sarebbero successe altri impicci, altre cose. Bravo. Intanto alla presentazione abbiamo perso in quella maniera, come dicevamo prima, intanto ci dobbiamo presentare. Allora a quel punto basta che si presenta un solo giocatore, a presentare in Napoli, tra virgolette, era lo stesso un atto forse non molto, diciamo, esemplare. Presenza, esatto, giusto di però presenza. Però intanto potevamo salvare la faccia, quantomeno. Sai, qualcuno dice, ma noi non ci interessava salvare la faccia, ma noi, come ti ripeto, siamo il Napoli, per cui a livello internazionale era meglio presentarci, poi non ci interessa o non interessa a nessuno se una volta la Juventus non si è presentata e Lippi disse che stavano sotto la doccia i giocatori. Quello noi non dobbiamo prendere esempio da quell'evento negativo, per quello che mi riguarda l'immagine, ma dobbiamo prendere esempio della positività di quelli che si comportano con classe. Ma questo adesso poi ognuno ci ha dato la sua interpretazione, che è opinabile. Io invece il distinguo lo facevo dal punto di vista tecnico-tattico. E là ti volevo, su Mazzarri, perché anche, lo sai che io adesso non so quello che stai per dire, però ti dico che fino al momento dell'intervento clamoroso, io dico dell'arbitro Mazzoleni, ecco, fino a lì, nel momento in cui Mazzarri ha tirato fuori Cannavaro
e Hamsik, ecco, io lì ho visto un leggero calo del Napoli, mi sbaglierò, ma con grande onestà lo abbiamo fatto presente. Forse, ecco, non ci fosse stato l'intervento dell'arbitro, lì il Napoli avrebbe sofferto un po', però comunque con 11 contro 11 poteva finire, come diceva Gianni Di Marzio, con Napoli lanciato verso... Ma noi in Napoli, quella partita lì, guarda, io ne ho viste tante di partite e ne ho fatte tantissime, forse ne ho viste più di quante ne ho fatte, ma anche a livello internazionale, negli ultimi 10 anni che vado in giro per il mondo, ho visto i più grandi match, i più grandi derby, ma a livello di Liverpool, Everton, di Brasile, Argentina, di Boca Junior, River Plate, ne ho visti tantissimi, pertanto devo dire che obiettivamente il Napoli quella partita la vinceva proprio fuori, non c'erano discussioni che la vinceva. Pertanto adesso parlare a posteriore dei cambi, poteva restare diventa in campo Cannavaro, diventa riduttivo di fronte a quello che è successo sicuramente. Esatto, sarebbe riduttivo, ma anche nel confronto del tecnico, ma devo essere sincero, perché altrimenti trovi la battuta facile a dire vabbè, allora che significa, noi cambiamo tutti i giocatori che sono ammoniti, li cambiamo in una partita, questo non beh, sussiste, chiaro. Però l'allenatore in quel momento vedeva così, è giusto che abbia fatto quei cambi. Purtroppo la gara è andata male non per quei cambi, la gara è andata male per i fatti che abbiamo evidenziato poco fa. Ma io, ecco, dove volevo soffermarmi sull'aspetto tecnico-tattico, sull'aspetto tecnico-tattico, proprio per l'inizio del campionato, per la gara di Palermo e per il prosieguo. Allora, in Napoli, onestamente, come abbiamo detto, che la terna arbitrale o quantomeno il gruppo arbitrale non sono stati secondo me molto obiettivi nei confronti del Napoli, anzi tutt'altro, dobbiamo anche dire che la Juventus ha fatto partita e il Napoli ha subito la partita, nel senso che il Napoli è sempre stato con 9-10 uomini dietro la linea della palla, per cui è verissimo che avrebbe vinto la partita. È altrettanto vero che una volta vinta noi dovevamo fare una valutazione di come l'aveva vinta. Ora, il Napoli ha fatto 2 gol eccezionali, di grande classe, di 2 fuoriclassi come Cavani e Sander, ma è altrettanto vero che questi gol sono avvenuti solo ed esclusivamente per episodi individuali, specialmente sulla tre quarti del campo, vale a dire il primo gol, Cavani ha fregato quella palla che ha sbagliato, se non mi sbaglio era proprio Bonucci. Ha fatto un grandissimo gol, anche se Buffon era riuscito con un primo intervento, ci stava nei grandi gol. Cavani, da grande giocatore, da grande fuoriclasse qual è, ha pintato di ritirare di sinistra e portato su destra e ha fatto un grande gol, per cui quella è un'azione fatta sui 40-50 metri individuale, non è un contropiede, perché contropiede, come tu ben sai Antonio, si fa con 2, con 3, con 4 uomini, uno attacca lo spazio, un altro taglia il campo, un altro ti accompagna. Invece questa è stata un'azione individuale, la stessa azione individuale che poi ha fatto Pander. Fantastico. Allora, a livello di tifoseria potremmo dire, ma noi non ce ne frega niente, perché intanto Pander va a fare il gol e va anche un grande gol con il cucchiaio, ma io che faccio calcio sul piano tecnico-tattico analizzi, devo dire, giustamente analizzi il dettaglio, sì, ma se non ci fossero stati quei 2 episodi, noi obiettivamente devo dire, a prescindere i rigori, c'erano o non c'era, a vantaggio di chi e a vantaggio di come, fatto sta che obiettivamente tra quei 2 episodi Napoli, io l'ho visto molto gagliardo nella fase difensiva a centrocampo, che ha creato una bella diga, ha chiuso molti spazi, l'ho visto molto temperamentale, molto aggressivo, molto guardinga, però non ha fatto la partita, nel senso che io dico, perché aspettare la Juve e cercare di farle il contropiede, poi se vogliamo il contropiede non è stato fatto, perché sono stati solo 2 episodi. Per me quella era una partita che il Napoli la poteva giocare anche meglio e la poteva vincere anche, secondo me, in una maniera migliore. Gianni, parlando con il mio amico André Kurz, che si trova in Brasile, scrive su Napoli Magazine ogni martedì, mi diceva che questi grandi fenomeni attaccanti brasiliani, sì, sono bravi, no? Li conosci senz'altro, da Neymar... Sì. A Lucas, ai vari attaccanti che stanno venendo fuori. Ha detto però sarei curioso io da difensore, diceva André Kurz, di vederli all'opera in Italia con le difese forti. Ma tu che hai visionato e prima ricordavi il tuo excursus da
grande attento osservatore, no, dei nuovi talenti mondiali. C'è qualcosa secondo te di nuovo all'orizzonte che magari può venire fuori e può interessare anche il mercato italiano, il Napoli, non lo so. Guarda, intanto io per la mia non vado assolutamente in polemica, dico solamente quello che penso, il mio pensiero, poi sai, ognuno fa le sue valutazioni, perché come noi due stiamo parlando, poi Chiaro. sicuramente ci saranno quelli che sono d'accordo, quelli che non saranno d'accordo, quelli che diranno che abbiamo detto delle sciocchezze, ci sarà quello che è più di parte juventina e quello che di Parte meno del nostro vestire, Gianni, fa, purtroppo. esatto, fa parte del gioco. Per cui anche io nelle mie dichiarazioni c'era qualcuno che dirà: ma Di Marzio, ma che stai dicendo? Io ti dico, No, no, dai. per quello che mi riguarda, l'importante è il giocatore valutarlo per quello che è in quel momento in rapporto al calcio europeo, altrimenti sei tutti quanti bravi. Andiamo a Copacabana, in Chiaro. Brasile, a Rio de Janeiro, andiamo sulla spiaggia, andiamo con un autocarro con rimorchio, ci portiamo tutti i Li brasiliani a andiamo casa, tutti. sono tutti palleggiatori, là ti fanno impazzire, ecco. E invece il giocatore bisogna guardarlo con attenzione. Intanto siamo attenti che in Brasile i 20 giocatori, alcuni dei quali tu hai citato, io li ho visti già in tempi non sospetti, perché vado di persona a vedere le eliminatorie sudamericane, per esempio Neymar, Lucas, Juan, Casimiro, Danilo, Stupasa Bless, sono tutti giocatori che io ho visto l'anno scorso, a gennaio scorso in Perù, che c'erano le eliminatorie sudamericane, E io lo dove su so, 10. perciò te l'ho detto. Quindi sai, è chiaro che ogni pescatore sa dove andare a buttare la rete e sa dove ci sono le correnti dove porti a casa i pesci. È inutile che vai nell'oceano a buttare una rete e non pigli niente, capito? E invece io ti dico che Neymar è veramente un grande giocatore. Neymar è il migliore in assoluto che ci sta, anche se è ancora totalmente ragazzino, perché la sua giovane età gli consente ancora di fare un po' troppo l'adolescente, però è un grandissimo giocatore. Come un altro grande giocatore, Lucas, che ha delle accelerazioni improvvise ed è forte, non è un fuoriclasse come Neymar, a mio avviso, non è un super, però è un eccellente giocatore. Come un altro eccellente giocatore è Casemiro, per quantità e qualità, tatticamente sa stare al suo posto. Come un buon giocatore, sicuramente è Danilo, esterno basso a destra, come ce ne sono tanti altri. Io sono stato, per esempio, a giugno. Sono stato in Sud America, sono andato a Lima in Perù, ho visto anche le finali della parte finale della Libertadores Under 20, dove c'era il River Plate che poi ha vinto, c'era il Boca Juniors, squadre cilene, squadre uruguayane, e là dove vedi il meglio del meglio. È chiaro che lo devi vedere, il giocatore lo devi vedere sul piano fisico, sul piano atletico, sul piano tecnico, sul piano tattico, anche quando è senza palla, lo devi vedere in rapporto a quello che è il calcio europeo, altrimenti saremmo tutti quanti allo stesso livello, non ci sarebbe chi vede meglio e chi vede peggio. Gianni, Io ho avuto la fortuna di vedere bene, amen, e quindi ecco perché mi assumo le responsabilità quando faccio delle dichiarazioni. infatti Gianni Di Marzio non parla mai così tanto per, ma perché li ha visionati davvero, non è che li ha visti per internet o su YouTube i No, calciatori. Antonio, ma il problema sai qual è? I giocatori, bisogna alzare il sederino e bisogna andare a vedere, perché Lo so. in questi raggruppamenti i giocatori tu riesci a vedere non una sola volta, perché le partite sono 7-8 su 10 gare, capito? Perché c'è Chiaro. Brasile-Perù, Brasile-Colombia, Brasile-Uruguay, Brasile-Paraguay, Brasile-Ecuador, Brasile-Bolivia, capito? Quindi tu il giocatore riesci a vederlo ripetutamente, diciamo anche a distanza di un giorno. Li vedi in continuazione, sai Capisci i quando le squadre difetti, i forti. pregi, quello che può fare, non fare, quindi è Poi chiaro. uno lo vedi una volta, uno dice: ah, per me quella ha fatto una grande partita. Io l'altra sera, per esempio, ho visto questo Moses qua, fortissimo del Wigan, che è un giocatore veramente all'avezzi, per dire, ma l'ho visto già qualche tempo fa pure in Inghilterra. Allora, se noi diciamo, ci impegniamo a dire quello è un buon giocatore a determinate caratteristiche, perché l'abbiamo visto più di una volta, Chiaro. perché il giocatore va visto più di una volta, e quindi i giocatori bravi in Sud America ce ne stanno, ma sono anche tanti, bisogna saperli scegliere. Gianni, per chiudere, proviamo a fare il Walter Mazzari. Lo faccio io, il Walter Mazzari, perché se io ti conosco e quindi se dico mettendoti nei panni Walter Mazzari, tu mi dirai no, io non mi metto, ognuno fa il suo mestiere No, vabbè, che vuol ed è dire? Se io giusto devo dire un così. No, pensiero, lo dico, non mi interessa no, 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 ma io lo dico così, vedi, in modo niente. Sì. anche scherzoso. Palermo-Napoli, stando così la situazione, Napoli dovrebbe giocare con Insigne e Cavani.
in attacco, in difesa Campagnaro, Cannavaro e Britos. Poi c'è il dubbio a sinistra, perché se a destra c'è Maggio, a sinistra dovrebbe esserci o Aronica o Berani adattato sulla fascia, e poi chiaramente al centro ci sono i soliti noti che ben conosciamo, ovvero Hiller, poi vedremo, dovrebbe esserci anche qualche altro giocatore. Sicuramente sappiamo anche che Mazzarri sta pensando bene gli uomini da utilizzare. Perché? Perché sa che se mette Berami a sinistra poi non lo può utilizzare nel ruolo che l'ha sfruttato fino in questo momento, e quindi è chiaro che secondo me qualche dubbio c'era ancora a centrocampo. Ma io partirei proprio da questo finale tuo. Certo, Berami in mezzo a campo se l'ha preso perché lui lo vuole far giocare, ma comunque per quello che riguarda a me, le mie tecnico-tattiche, Berami per me è uguale a Zemail. Voglio dire, Berami forse ha leggermente più, forse più continuità, ma i giocatori sono simili, le caratteristiche sono quelle, è inutile nascondere. Per cui se decide di mettere Berami a sinistra, fa giocare Zemani, non cambia niente. Purtroppo Gianni, mi pare Zemani c'è ancora il turno di squalifica, quindi o fa Berami... No, io dicevo come caratteristiche di giocatori. Io dicevo per lo specifico. Non riguarda la gara di Palermo, assolutamente. No. È un po' in difficoltà, proprio per questo motivo, perché o fa Berami, il Ramsic con Maggio. Allora, guardi, io la difficoltà gliela tolgo su. E Aronica a sinistra, oppure... C'è sempre Gargano, che sembra quasi che è ma stato... ci mancherebbe altro. Io Gargano intanto non lo cederei, perché Gargano è uno che corre per due in una squadra, poi è un leader, è una squadra che me lo terrei sempre per quello che riguarda me. Poi le mie idee nel calcio, io credo che principalmente sono idee, diciamo, anche del, adesso guarda, non potrei sbilanciarmi troppo, sono anche delle idee del 90%, perché io cerco sempre di entrare nel 90% e non in quei 10%, capito? Allora io dico, un giocatore non deve mai giocare fuori ruolo. Se io sono un mancino, devo mangiare con la mano sinistra. Se io sono un destro, devo mangiare con la mano destra. Non so mangiare con la mano sinistra. Io devo firmare a segno, ma arrivo con la mano destra, con il sinistro faccio lo scarabocchio, capisci? Allora, io Berami non lo farei giocare mai a stare a sinistra, farei a fare il quinto di sinistra di centrocampo. Berami è un destro, come non avrei mai fatto giocare lo stesso Zunica a sinistra in alternativa a Dossena, a meno che l'allenatore non ha pensato, quello mi dà più agilità, salta meglio l'uomo, palla tra i piedi, salta bene l'avversario, cose che non sa fare Dossena, che invece prepara più di forza, di potenza. Quelle sono altre valutazioni, però in partenza io non sono per il giocatore che deve giocare fuori ruolo, vale a dire un destro, no, tranne che non sia nella fase offensiva uno alto a destra, per esempio come ci ricordiamo il Conte Mondiale, che era un sinistro, giocava a destra, stringe perché vede la porta a 360 gradi e calcia di sinistro, come Insigne per esempio, che calcia molto bene di destra, quando da sinistra stringe lui i suoi gol anche a Pescara sono stati eccezionali proprio in quella maniera là. Quindi obiettivamente io sono per Aronica in quel ruolo, quindi concludo, anche perché Aronica fuori casa ti dà innanzitutto la certezza di stare a zona senza spingere più di tanto, perché sei fuori casa, mentre dalla parte opposta tieni a Maggio che spinge molto di più, per cui non è che tu puoi spingere con tutti e due con una difesa a tre spinge Maggio, Aronica deve stare ferma, se spinge Aronica Maggio deve stare ferma. Il mio amico Gianni Di Marzio è d'accordo con il presidente Maurizio Zamparini, che ho intervistato in precedenza, e che dice Aronica anche a centrocampo a sinistra va benissimo. Quindi Gianni, visto senza volerlo che tu dici che vuoi essere d'accordo col 90% delle persone, in realtà non è solo il 90%, ma sono anche grandi esperti di mercato e chi il calcio lo fa. Gianni, io Antonio, però sì, se mi permette un'ultima cosa, però siamo attenti che il Palermo avanti a tutti i fringuellini, tutti i giocatori veloci, tutti i giocatori rapidi e piccolini, non so se farà giocare quest'ultimo argentino che hanno preso, Diabala o Diabala come lo vogliamo chiamare, che io lo conosco molto bene, un tipo alla Inzaghi, è tecnicamente molto forte, non si sarà ancora inserito, ma è anche un giocatore leggero, scusciante come scusciante Miccoli, quindi io non vorrei che la via difensiva del Napoli fosse troppo mastodontica sotto l'aspetto fisico, hai capito? Muscolare, e quindi con questi piccoletti potrebbe leggermente andare in difficoltà se non è aiutato dai centrocampisti nei raddoppi di marcature.
Benissimo, allora non posso fare altro che ringraziare Gianni Di Marzio. Gianni, è sempre un piacere ascoltarti. Abbiamo fatto una chiacchierata lunghissima di calcio. Oggi potremmo parlare di Milano dopo domani. una trasmissione integrale, guarda, non, perché molti dicono, vabbè, quello poi taglia, io non taglio niente, ragazzi, sono forse l'unico che veramente lascia Ma che tagli tutto. tu, poi dici le verità, Anche è un colloquio di calcio come parliamo con tanti amici al bar dello sport, quindi bravissimo dobbiamo Gianni. mettere un bar È con questo proprio, caldo più o meno qualcosa. guarda, questa è la mia prerogativa, cioè quella di parlare di calcio, che poi è un tema caro a tanti, caro a tutti, sempre con toni pacati, non per attaccare e per urlare. Allora, Ma tu ti sei distinto dagli altri per questo, per cui sei super partes e anche tu nel tuo settore sei un fuori classe. Ti ringrazio molto, alla mi farei prossima allora. commuovere. Un abbraccio a Gianni Di Marzio, grazie Gianni. Ciao. Antonio Petrazzuolo, napolimagazine.com. Madonna! Le donne. Io ho detto le donne. E mo? State scherzando? Non ridete più una parola del genere, sapete? Voglio mai uscire. Io ho detto le gomme. Ma che amore! Tuffano gomme, più sicuri si va. Tuffano è grande, l'esperienza ti dà, segui la via. Tufano Gomme, la scelta della sicurezza. Circonvallazione esterna, Arzano, Napoli.